tecnici, esperti ci dicono che quei soldi che oggi loro mettono sul piatto, di cui noi ancora dobbiamo vedere l'utilizzo, perché la Perugia Ponte San Giovanni Sant'Anna è chiusa da molti mesi ma nessun lavoro si sta facendo, quei soldi saranno sufficienti per mettere effettivamente in sicurezza, mantenere e rendere efficiente questa infrastruttura? Noi abbiamo forti dubbi. E allora oggi chi perde sono i cittadini di Perugia, sono i cittadini umbri, perché il ferro è il modo attraverso cui ci si muove nelle città dove la qualità della vita è più evoluta, e gli utenti dei servizi questo lo devono pretendere, la qualità del servizio la devono pretendere, perché nella nostra città noi paghiamo 1,50 € per un unico biglietto e siamo una delle città più care che esistono in Italia, e abbiamo avuto dal 2011-2012 in poi tagli di milioni e milioni di chilometri anche sul servizio su gomma. Umbria Mobilità non è venuta meno a caso, si poteva prevedere quella che era l'altra morte annunciata, e di fatto oggi noi abbiamo la totalità del trasporto pubblico in Umbria in capo a Ferrovie dello Stato attraverso le sue partecipate. Abbiamo un monopolio, abbiamo Bus Italia che gestisce la gomma e che se non colloca con Trenitalia che gestisce il ferro, rispetto al quale si dovrà pensare a un contratto unico del ferro, sarà difficile che il ferro riesca a prevalere sulla gomma. Quindi noi chiediamo con forza, io voglio parlare a nome di tutto il Comune di Perugia, perché lo posso fare, perché le deliberazioni sono state adottate, noi rivogliamo al più presto l'infrastruttura ferroviaria perfettamente funzionante e vogliamo pensare per Perugia al tram treno, perché sarà una svolta anche sotto il profilo dello sviluppo economico. E purtroppo la nostra paura è che sia veramente l'ultimo treno. Allora, come leggete in questo cartello, morta per sprechi e incompetenza. Noi, su nostra proposta del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in Regione, grazie anche alla firma degli altri consiglieri di opposizione, è stata istituita una commissione d'inchiesta che dovrebbe far luce sugli sprechi, come leggiamo qui, sprechi e incompetenza. Questo è stato il problema delle mancate manutenzioni in questa ferrovia? Bene, a distanza di mesi, ancora oggi la commissione non è partita, c'è molto imbarazzo da parte della maggioranza di riuscire a nominare quei membri che ne dovrebbero far parte, poiché, come sapete, alcuni sono stati tra i soggetti invitati a dedurre da parte della Corte dei Conti, quindi veramente ne rimangono pochi. E ho fatto la proposta, benissimo, come funziona in altre regioni, date a noi la presidenza, date alle opposizioni la presidenza della commissione d'inchiesta. Questo in tante regioni funziona così, da noi invece la presidenza dovrebbe aspettare all'attuale maggioranza. Però non ci sono ancora i membri, speriamo quanto prima, ormai diamo qualche altro giorno, non più di una settimana, per individuare questi membri, e dopodiché che si faccia luce su tutti i fondi che sono stati negli anni diciamo erogati dalla regione e consegnati ad Umbria Mobilità per fare queste manutenzioni, e che però da tempo non vengono effettuati. Sappiamo anche che l'utenza adesso si affiderà forse a dei neopatentati di autobus. Avete saputo che, abbiamo ricevuto i documenti, Bus Italia invita i macchinisti, i capi treno, a prendere la patente per il bus. Allora, anche questa è una storia oggettivamente grottesca di un paese alla frutta, un paese che ha perso la bussola. Come si può soltanto pensare di arrivare a tanto? Veramente, parafrasando Sciascia, non bisogna soltanto non pensare, ma bisogna dimostrare di saper non pensare. Ecco, questo si sta facendo. Del resto, ragionando a contrario, nel momento in cui si vuole riaprire in termini molto rapidi la ferrovia, per quale motivo dovresti chiedere ai macchinisti di capitreno di prendere la patente per l'autobus, per guidare l'autobus? È logico,